terminato il nuovo corso per Menarosti, organizzato dall'Accademia dello Spiedo di Alta Marca e indirizzato a tutti i desiderosi di approfondire le proprie conoscenze nella preparazione dello spiedo. Questa è una piccola parte del corso e io potrò parlare soltanto di questo perché mi occupo di analisi sensoriale e vengo da una scuola di Brescia, Castalimenti, una delle scuole più importanti per la formazione dei mestieri del gusto. Mi è stato chiesto dal presidente e dal gruppo di indicare le tecniche che possono servire per la realizzazione di un profilo sensoriale. L'obiettivo è quello di costruire un gruppo che possa descrivere attraverso una tecnica che è quella della valutazione sensoriale dei prodotti, di poterli descrivere in modo ordinato e in grado di poterlo anche replicare e condividere il giudizio di tutti coloro che contribuiranno a costruire questo profilo. Non ci sono precedenti che io conosca su questo argomento, l'obiettivo è di imparare un metodo di lavoro che poi possa essere applicato allo spiedo d'Alta Marca. Il corso, composto da 4 lezioni, ha approfondito tutti gli aspetti tecnici e pratici per la preparazione, l'allestimento, la gestione della cottura dello spiedo e dei contorni. Io insegno la parte pratica, da mettere sulla carne negli spiedoni e poi cucino lo spiedo, insegno i tempi di cottura, la salatura e tutto quello che serve per mangiare un buon spiedo. Nazionali, qua locali e basta, fatta con la saglia in maniera tradizionale, non c'è tante cose da dire, insomma, c'è più da vedere e gustare. Sì. Noi abbiamo imparato tanto da questi maestri qua, veramente tanto. Quindi adesso pronti per far spiedi? Cioè, certamente, seguendo sempre i maestri. Al termine si è passati alla realizzazione e degustazione dello spiedo realizzato dagli allievi in una serata conviviale e di festa. Sono veramente soddisfatto della partecipazione di questo corso che di solito veniva fatto a Piede di Soligo. E in questa occasione abbiamo provato in altre zone valdubbiane, ne faremo altri a Piede di Soligo e penso che gli allievi sono rimasti contentissimi perché per il modo, la spiegazione, il modo di questi specialisti sapienti che ha condotto questo corso. Per fare il controllo qualità se effettivamente quello che gli è stato spiegato, che hanno appunto appreso dai maestri e lo hanno portato in pratica correttamente, ancora non ve lo posso dire perché devo assaggiare, ma sulla fiducia dell'Accademia, sulla fiducia di tutta questa organizzazione posso sicuramente dire che il risultato è eccezionale anche perché è importante fare questi percorsi di formazione anche sul mangiare, in questo caso sullo spiedo, in un territorio turisticamente parlando come il nostro, molto vivo, molto accogliente, con tanti turisti sempre in arrivo, è giusto avere anche una preparazione e una formazione per quanto riguarda la parte ristorativa. E con questo corso di formazione abbiamo formato tanti appassionati, ma anche chi ha intenzione di aprire un agriturismo, chi lo ha già e chi ha voglia appunto di darsi da fare nell'ospitalità e nella ristorazione.